Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati in un nuovo vlog. Siamo al centro ad Arese perché voglio vedere un po' di negozi che da tanto che non li vedo, voglio cercare un po' di infradito per quest'estate e magari anche un po' di ciabatte per cambiare, magari Calvin Klein, Giorgio Armani. Mi sono andato a bere un caffè per la sigaretta e presto, gli direi di entrare. Mia moglie è già che... Mia moglie è andata dove è andata, entriamo insieme, da tanto che non venivamo qua. Guardate che bello, ragazzi, guardate, topolino, guardate che bello. Ah, statua ideata dal centro, da il centro 2016. Qua c'è il solito, come si chiama, vabbè, questo che viene anche l'usato. Allora, questo iPad wifi, questo cos'è, iPad Air 4,99, iPad, questo che è iPad è però normale, semplice, 269, l'Apple Watch, questi sono usati. Il pennino c'è anche mia moglie, però questo non è, questo è un Galaxy, un Acer. Qua abbiamo le varie cose, varie custodie di genere. Bene, questo è quello che fa. Allora andiamo, qua fanno le cover personalizzate anche, ma ormai le fanno dappertutto. Bene, andiamo da Game 7 Athletic. Ah, poi devo andare anche da GameStop un attimino. Andiamo prima da Game 7 Athletic. Quei pantaloni che mi cadono. Game 7 Athletic. Entriamo. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qua. Sto pantalone sembrerebbe carino. È tipo quello che mi ha regalato mia moglie, il tessuto, quello da Nike. Allora vediamo un attimino qua cosa abbiamo. New Yankees, si giubbotto, però già qua vedo che non c'è roba che mi interessa, eh. Il gilet carino, però è della Champions, è una marca, ragazzi, perché però non mi piace, cioè è bello il tessuto ma non mi piace Champions, non ne vado matto, ragazzi, vi dico la vera, voi te. Oh, guardate, io ho costume da bagno simile Calvin Klein, però questo mi sa che non è costume da bagno, o sì, vediamo se la retina. No, questo è un pantaloncino, wow. Ah, sono pantaloncini. Ah, volendo da fare un bel abbinamento, però. Ah, vediamo questo quanto costa. Che qua, piuttosto che le uova di Pasqua, mi deve vestirsi. Bene, che tanto 44,90. Bello, bello. Maglietta, c'è questa. Ah, ma queste no. Maniche corte, vediamo. Magari spezzare col bianco. Vediamo come ci sta. Sì, si sta bene anche col bianco. Quello lì non mi piace. Questa maglietta quanto costa? Vediamo, 54,90. Nera dovrebbe costare uguale. Esatto. Meglio spezzarla, boh, poi vediamo. Questa non mi piace qua. Questo tessuto qua non mi piace.
Bene, però io voglio uno smanicato, voglio vedere uno smanichetto. Jeans di Calvin Klein che mi comprerò. Ah no, ma sotto vanno così. È bello, perché non posso dire che è brutto. Però, boh, faccio così da mia moglie. Ecco, guardate. Già qua è... Questo quanto costa? Che prezzo? C'è il prezzo, dov'è il prezzo? Eccolo qua. Ah, qua dietro, 155 alla capocchia. 155, però è bello, cavolo, questo mi piace. Questo lo comprerò, mi interessa. Nero me lo prendo, sì sì. E poi mi prenderò anche un giubbotto di Armani, perché quello ho sempre desiderato, ma non mi è mai entrato. Belle ste felpe. Bella sta maglietta. Bellissima. Anche questo, però che marca. Io purtroppo, ragazzi, guardo la marca, perché comunque è duratura. Questa è semplice, però è bella lo stesso. Che bella! Gialla. Questo ce l'abbiamo, no, devo prendere quella di Armani, non mi interessa. Bella questa. No, quel gilet di Armani lo voglio. Pantaloncino dell'Adidas, è bello, ma lì ho. Andiamo a vedere se trovo le ciabatte. Ma questo è da uomo. Corto. Comunque bella anche questo pantaloncino da abbinarci questa bella magliettina, questa è un'altra bella magliettina, roba interessante. Era tutto il Chicago Bulls. No, non c'è più il pantaloncino. Guardate che bella anche la maglietta. Pantaloncino da gara non c'è. C'è questo, no? Io cercavo l'altro, perché qua c'è la maglietta di Michael Jordan, quella da gara. Vedete dietro Jordan. Ah, il pantaloncino è quello qua, ragazzi. Forse è questo. Bene, andiamo a vedere se trovo le ciabatte. Le magliette della Juventus, dell'Inter, del Milan, le ciabatte, le ciabatte, le ciabatte. Le ciabatte, dove sono le ciabatte? Non le hanno le ciabatte? Ah, forse da GD, voi dite? No, non le hanno qua le sciabatte, per bambini, scarpe da calcio, da calcetto, scarpe da ginnastica, i pesi, qua è sempre la palestra, borse, quelle altre scarpe, ma non quelle che stanno. Ma no, non ci sono? No, forse ho capito dove. Dovrebbero essere là, se non le trovo là, ragazzi, non so che dire. Allora, qua ci abbiamo le... Belle! Bellissime queste, 159, queste sono belle, cavolo,
questi sono belli, anche questi sono belli, anche quelli lì, ma questi di più spaccarai. Poi giriamo di qua un attimo. E Jordan. Non trovo le ciabatte, ragazzi, non trovo le ciabatte. Vabbè, niente, ragazzi, sono rimasto amareggiato. Andiamo da qua di fronte da GameStop, faccio una tirata lunga, ragazzi. Ho messo la bottiglietta in tasca, mi cadono i pantaloni. GameStop. Ah, la Nintendo Switch. Nintendo Switch più oppure 2,99 98. 2,99 98. 300, dai. Ciao. Cioè, i cartoni assorbono, però poi i cartoni. Prince of Persia, Tekken 8, 80 euro. Questo ce l'ho che era nel pacchetto, Quelli. Vediamo di Play 4 se c'è qualcosina. Questo che crash è? Ah, ma ce l'ho questo, quello che mi ha regalato mia moglie. Ti sto giocando, ragazzi, ho ripreso a giocare. Devo vedere, farmi spiegare qualcosa per la Nintendo Switch. I giochi quali sono? Ah, i giochi sono questi. Nintendo Switch. Vediamo che giochi ci possono interessare. Qui non è niente, eh. Qui non c'è. Ah, c'è FC24, però ce l'ho già per la PlayStation 5. Forse Mario. Mi prendere Super Mario Bros. Super Mario RPG, non so cosa sia. Mario. I giochi di Mario. Mario è sempre Mario, eh. Volante, però ci vorrebbe la postazione da gaming. Vabbè, mi sono fatto un'idea. Vediamo qua PS4 che va bene per la PS5. Qua c'è un crash. Il crash l'ho visto subito. Crash Bandicoot, che cos'è? Non è né l'1, né il 2, né il 3. Boh. Cos'è? Disponibile ora? Che cos'è? Allora, ragazzi, mi sono informato per la Nintendo Switch, è bellissima, la voglio. Cos'è? Power Bank? Ah, forse anche qua fanno personalizzato, sì.
Io ragazzi sto uscendo perché qua fa caldo, mia moglie si sarà persa da Primark volevo dire gli iPhone un attimino quelli usati Bene, ho chiesto informazioni e niente, so già dove andare a recapitare, comunque adesso vado fuori, fumo una sigaretta e speriamo che mia moglie faccia veloce. Oh ragazzi, c'è un sole, un caldo e mi cadono i pantaloni. E niente, adesso ho chiamato mia moglie, è in cassa, ha fatto nuovamente altri danni, però alla fine finché trova quello che gli piace. E niente ragazzi, io comunque spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao a tutti.